una conseguente della cronicità, quella della sostenibilità per garantire un continuo accesso a cure di qualità a tutte le persone disabili, cosa che non è scontata per come si profilano le problematiche del nostro servizio sanitario. Avremmo voluto che questo piano avesse alcuni elementi di maggiore puntualità, indicazioni più precise, diceva prima la Presidente Palestra, degli indicatori più puntuali. Si parla per esempio di prevenzione primaria, ci sembra che si poteva fare uno sforzo maggiore per individuare quali misure precise di prevenzione primaria. Si parla di appropriatezza, anche su questo si poteva essere più puntuali e precisi. Però noi, dopo aver a lungo discusso anche all'interno del nostro gruppo, riteniamo che proprio perché riconosciamo che il piano sociosanitario, anche così come esce da quest'aula, arricchito su alcune tematiche che per noi erano molto importanti, quella delle malattie rare, quella della valorizzazione delle professioni sanitarie, quella della neuropsichiatria infantile, e proprio perché vogliamo, come dire, essere intellettualmente onesti, ma anche sfidarla, assessore, ossia chiederle di fronte a un piano che ha anche ambizione, che è più ambizioso di essere poi conseguente, perché se a questo piano non seguiranno misure concrete, regole puntuali, annuali concrete e soprattutto risorse adeguate a sostenerlo. Ecco, proprio perché noi riteniamo di volerla sfidare poi nell'attuazione del piano e proprio perché riteniamo che questo presupponga quindi un'apertura di credito nei suoi confronti soggetta a giudizio costante, noi ci asterremo, non voteremo contro il piano sociosanitario, ma questa astensione è da un lato, come dicevo, un'apertura di credito, dall'altra un nostro gentile, garbato ammonimento sul fatto che poi saremo sempre in quest'aula e in commissione a verificare giorno per giorno cosa di queste linee di indirizzo, che a tratti, come diciamo, sono poco precise e vaghe, si tradurrà in misure concrete a tutela della salute dei cittadini lombardi. Quindi il nostro voto sarà di astensione, ma di certo non ci asterremo dal criticarla e dal monitorare il proseguo dell'attuazione.